mio Dio. Oi a tutti cari fighter Muay Thai. Sono le 3:50 ed è finito proprio qualche secondo fa, qualche minuto fa, il match tra Alessio Di Chirico e Aburrazak Alassian. Che dire, non è andata come doveva andare. Tutti sapevamo che Alassian è uno di quelli che ha veramente tanti KO all'attivo, quindi il round più difficile era sicuramente il primo, perché la maggior parte dei KO che ha fatto sono stati fatti nel primo round. Ma avevamo la carta in più che poteva essere quella del cardio, cioè arrivare magari al secondo o terzo round e giocarcela molto meglio, perché Alessio come cardio sta molto meglio di Alassian. Ma purtroppo il match tra i due è durato veramente poco. Purtroppo Alessio ha preso un high kick vicino alla gabbia, pensando che il suo avversario stesse partendo con un diretto destro, cercando di evitare, abbassando la testa, che ha portato la testa di Alessio Di Chirico vicino alla gamba di Alassian. Preso in pieno sul viso di Alessio e l'ha completamente spento. Si capisce già la delusione, cioè già dal tono di voce, chi ha visto la diretta, chi ha visto la diretta, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché io vado sempre in diretta durante i match di UFC, soprattutto dei nostri italiani. La delusione più grande è che questo mette in grave difficoltà la situazione di Alessio nella UFC e che non so, spero di sbagliarmi, ma avrà poche altre possibilità per rimanere in UFC e lui, secondo me, si meritava di stare tra i primi 15, anche tra i primi 10, per un errore, una svista, purtroppo ha abbassato la guardia nel momento sbagliato, forse come il karma, come aveva fatto con Buckley, come lui aveva fatto su Buckley, e il karma ha voluto rigirarsi contro e niente, l'avventura finisce qua. C'erano veramente tante aspettative, ma è andata così. Ora speriamo tutti insieme che abbia un'altra possibilità per rimanere ancora in UFC, perché secondo me è uno di quei fighter che merita veramente di stare nella UFC ed è soprattutto 100% italiano, quindi